un onore per me stare qui con voi. Io sono Alexandra Gallo, un pilota della Porsche Experience. Noi facciamo corsi in pista e diamo anche qualche nozione in più quando possibile. Sono qui per il centro assistenza Porsche Genova, qui accanto a me c'è la signora Gorizia. Allora, iniziamo subito perché ho visto che c'ho un timer, per cui siccome chiacchiero tanto... Allora, ibridazione. Allora, cosa intanto diciamo subito? Cosa sta succedendo nel nostro mondo? Avete sentito parlare di polveri sottili, di inquinamento, del buco dell'ozono, dell'effetto serra? Benissimo. Questo che cosa vuol dire? Quanto contribuisce l'inquinamento e l'automobile? Allora, voi sapete che la nostra terra produce carbonio, ok? E come lo produce? Produce anidride carbonica. L'anidride carbonica viene comunque assorbita dal terreno, quindi è un ciclo vitale. E che cosa succede? È stato visto e studiato che nell'arco di tanti anni sta aumentando la produzione e l'emissione di CO2. Benissimo. Allora, vedete, ne parlano praticamente ormai tutti i giornali, tutti i giorni sentite dell'inquinamento. Allora, che cosa succede? Voi sapete che se aumenta la temperatura, praticamente se aumenta l'emissione di CO2 aumenta anche la temperatura terrestre. Quindi, come aumenta l'emissione di CO2? Aumentando la temperatura terrestre, l'effetto serra aumenta e quindi si riscalderebbe sempre di più la terra, ok? Quindi è una cosa veramente da sensibilizzare e starci attenti. Allora, cosa sta facendo la Commissione Europea? La Commissione Europea sta facendo un piano di mobilità dove nell'arco da qui al 2030 vorrebbero cercare di diminuire almeno del 40-50% i veicoli a propulsione normale, usuale, per cui andare verso un'elettrificazione. Nel 2050 vorrebbero proprio smettere, proprio non far entrare almeno nelle città, in tutte le città, le automobili con motori convenzionali. Quindi questo piano logicamente deve essere ancora attuato e parlato, discusso nei parlamenti, nei vari parlamenti europei e di ogni nazione, però questo è quello che si stanno prefiggendo. Quindi che cosa succederà? Praticamente le macchine, e come già vedete si stanno già tutti portando sull'ibrido, non so se voi avete un po' un'idea di che cosa vuol dire ibridazione, adesso vi dico che cos'è l'ibrido. Vedete, questo era quello che vi stavo accennando prima. Oggi le emissioni di CO2 in generale sono intorno ai 130 grammi per chilometro e è fissato 2020 intorno ai 95 grammi. Poi ci sono molti dati, dicono, tra il dire e il fare diciamo è abbastanza, c'è un gap abbastanza alto. Nel 2025, logicamente, con tutte queste restrizioni, perché poi ci saranno delle restrizioni man mano che si va avanti, Euro 6, Euro 7, Euro 8, cominceranno a fare che cosa? Per le emissioni, a dare delle restrizioni tecniche per cui i motori per forza dovranno tutti diventare o ibridi, quindi in aggiunta a un motore elettrico, un motore benzina o diesel, o comunque sia elettrici, ok? Quindi comunque lo faranno per forza. Quindi il 70, diciamo, grammi è previsto per il 2030. Allora, le soluzioni quali sono? Nel passato noi abbiamo sempre usato benzina diesel, poi l'ibrido e ibrido plug-in, che è il presente, è presente immediato, e il futuro è l'elettrico puro. Benissimo. I primi a inventare l'ibrido, conoscete tutti, Toyota, quindi loro hanno praticamente un know-how che hanno poi trasmesso anche a tante altre case automobilistiche. Le macrofamiglie delle propulsioni alternative sono le macchine elettriche, le macchine ibride e le macchine a fucelle. Che cosa vuol dire? Delle macchine
ibrida idrogeno. Ok, allora praticamente il totale elettrico è un motore elettrico, benissimo, ok, alimentato da una batteria, mentre l'ibrido sono due motori che vanno in sinergia, quindi un motore a benzina o diesel, meglio benzina, accoppiato a un motore elettrico, ok, vanno in sinergia e si chiamano ibridi. E poi c'è il motore fuel, che è un elettrico alimentato da una batteria, ma questa batteria l'energia la prende da delle celle. Adesso andiamo avanti piano piano, se no vi dico troppe cose tutte insieme. Allora, tutte le case automobilistiche stanno facendo l'ibrido, tutte, ok? Se volete ho l'elenco di tutte le macchine con tutti i modelli, comunque come potete vedere ormai è diventato uso comune, anche perché la devono avere per forza, perché con tutte le restrizioni che ci stanno facendo. Ecco, Toyota dal 97 ha fatto la prima Prius, discutibile magari sulla linea, ma quello non importa. Comunque hanno inventato l'ibrido. Quindi loro sono stati i precursori, utilizzando un ibrido all'inizio anche molto leggero, nel senso che comunque di autonomia aveva 2-3 km in elettrico, però sempre un full hybrid. Un full hybrid vuol dire che vi permette di andare anche solo elettrici. Allora, quindi entriamo nel caldo della lezione. Allora, cosa si intende per propulsione ibrida? Come vi ho detto prima, si intende un veicolo spinto da due motori in sinergia, motore elettrico abbinato al motore a benzina. Io parlo sempre del motore benzina perché il motore diesel è stato scoperto, infatti nel 2025 già le vogliono togliere un po' dalla circolazione, che è quel motore più inquinante. Lo so, infatti in Italia ancora siamo tanto legati al diesel, però è stato scoperto che effettivamente le emissioni di CO2 del diesel, anche perché il diesel voi sapete che ha un filtro antiparticolato, per cui se non viene fatta la manutenzione giusta è un disastro, cioè si vedono quei fumi neri per strada che vedete, ok, quello ha voglia a emissioni. Quindi un motore diesel abbinato a un motore elettrico ha già dei suoi problemi con il filtro antiparticolato, abbinandolo a un elettrico potrebbe creare ancora più problemi. Quindi il motore a benzina è il più pulito, il più facile da anche come manutenzione, per cui è l'ottimale per abbinarlo nel ibrido, più leggero. Anche la bicicletta è un ibrido, perché in questo caso ho fatto l'esempio, perché ibrido vuol dire spinto da due forze motrici differenti, ok? Quindi una, nelle macchine parliamo di motore a benzina abbinato al motore elettrico, nella bicicletta è la forza nostra dei muscoli abbinato al motore elettrico delle biciclette. Poi le famiglie dell'ibrido si dividono. Quando io ho detto che Toyota in questo caso ha iniziato con un ibrido leggero, che cosa intendevo? Allora, le famiglie dell'ibrido sono mild, un micro hybrid, mild hybrid e full hybrid. Il plug-in vediamo dopo. Il micro hybrid, che vuol dire che è soltanto uno start e stop. Classico, ce l'hanno tutte le macchine ormai. Quando voi vi fermate, andate a frenare, la macchina si spenge. Ok? Poi c'è il motorino elettrico che riavvia l'auto e quindi non si accende, è un aiuto, ok? Però c'è soltanto lo start e stop. Il mild hybrid è invece un ausilio al motore a benzina, che vuol dire che è vero che va in sinergia, interviene quando serve, cioè per metterlo in moto, per abbinarlo a per pochi chilometri o comunque un'autonomia limitata, ma in ausilio, ok? Poi c'è il full hybrid, che invece è quello che vi permette di andare anche solo elettrici.
E questo dicevo di prima, quando sulle macchine diciamo più complete, ibride, adesso c'è il full hybrid, cioè avete anche un tastino per andare, per escludere totalmente il motore a benzina e andare solo elettrici, ok? Quindi in questo momento perché è il futuro immediato? Perché è quello che ti vi permette di andare in città solo elettrici e poi quando andate in autostrada o fate viaggi lunghi, la macchina va in sinergia, quindi comunque consuma meno ed emette meno, perché comunque sono spinte da due motori in sinergia, ok? Il plug-in vuol dire che si può ricaricare. Cioè, abbiamo la possibilità di ricaricare la batteria del motore elettrico da casa. Allora, questo è come vi dicevo, i due motori abbinati. Una cosa importante dell'ibrido è che, come molte persone hanno un po' la paura, è che nell'ibrido non vi dovete preoccupare di ricaricare la macchina. Cioè, anche se voi non l'attaccaste mai alla corrente, la macchina si ricarica da sola. Cioè la batteria del motore elettrico si ricarica da sola. Questo che cosa vuol dire? Da sola come? Con il motore termico o in frenata o in decelerazione. Perché in frenata e decelerazione sfrutta l'energia cinetica, la trasforma, il motore elettrico diventa tipo inverter, la trasforma in energia elettrica e va a ricaricare la batteria. Quindi frenata in decelerazione. E quando viaggiate ad alte velocità, il motore termico funziona da ricarica batteria per il motore elettrico, per la batteria. Quindi nell'ibrido non ci si deve preoccupare di niente, ok? Quindi qui vedete nello schemino come è fatta una macchina ibrida, dove sono le batterie, poi questo poi dipende un po' dalle case automobilistiche dove sistemarle. Poi vedete, questo è quello che vi dicevo, la forza frenante, la frenata ibrida e la frenata standard. Qui devo fermarmi un attimo perché per guidare un ibrido bisogna un pochettino imparare. Cosa vuol dire? Imparare a guidare l'ibrido. La frenata, per esempio, che abbiamo detto rigenerativa. Cosa causa? È perfetta per ricaricare la batteria, ma quando voi andate a frenare la prima volta vi sembrerà una frenata più lunga del solito. Perché? Perché il primo prezzo della frenata è freno motore rigenerativo del motore elettrico, ok? Quindi quando voi andate e la maggior parte di noi siamo abituati a frenare poco. Purtroppo, questo lo vedo anche in pista, vedo che quando io dico freno la gente appoggia il piede sul freno, nessuno va a frenare forte. Quindi la pressione che servirebbe per i freni non c'è. Quindi nel primo pezzo della frenata con la macchina ibrida voi state andando a ricaricare la batteria e state frenando come se scalaste. Ok? Quindi freno motore. Per frenare, le macchine frenano benissimo, ma dovete spingere più forte sul freno. Ok? Questa è una cosa importantissima. Poi, allora, i sistemi ibridi, qui ci sarebbe da parlare tantissimo, e io vado veloce perché c'ho il timer che mi mette. Allora, i sistemi ibridi si suddividono poi in serie e in parallelo, e serie e parallelo. Il più comune, allora, in parallelo è quando il motore elettrico è collegato direttamente alla trazione insieme al motore a benzina, mentre in serie il motore a benzina serve di supporto. Quello più comune è serie parallelo, cioè tutti e due motori che servono di supporto e eventualmente va anche solo elettrico. Tutto chiaro? Io sto andando avanti, però se ci sono domande, qualsiasi cosa, ditemi. Ok, quindi i più usati sono serie parallelo, sempre, devo dire, sempre, non dovrei dire marchi di macchine, però brand, però è stata il precursore, quindi. Allora, come si guida un ibrido? Allora, intanto diciamo che come voi salite su una macchina ibrida, mettete in moto
e non sentite niente, ok? Perché sì, perché la macchina ibrida parte sempre elettrica. Anche se la batteria fosse quasi scarica, e non arrivano mai alla fine, non si scarica mai, e comunque parte elettrica. Quindi sì, noi vediamo, facendo delle prove con le macchine, che la gente comincia a dire: non parte, non parte. No, è già partita. Comunque ci sono dei segnali che vi dicono che è partita. Dopodiché, fino, questo poi dipende dalle automobili, fino a un tot di chilometri può andare anche solo elettrica. Noi diciamo sempre, quando siamo in macchina, che la macchina ibrida si guida col nostro piede. Che cosa vuol dire? Che dovete imparare, allora, a dosare il piede sull'acceleratore e sul freno. Perché per mandarla in ibrido e fare i consumi che poi la casa automobilistica dice, bisogna parzializzare l'acceleratore, cioè ci sta una tecnica di guida che si chiama tecnica di veleggiamento, che da usare anche sempre, non solo con il suo ibrido. Comunque, per economizzare ed essere più ecologici, e quindi inquinare meno, di lanciare l'auto alla velocità che volete. Dopodiché staccare per un attimo il piede dall'acceleratore, quindi spengere il motore a benzina, ridare un filo di gas, mantenendo il piede a metà gas riuscite a mantenere la stessa velocità, però in elettrico o comunque in ibrido, quindi consumando meno e inquinando meno. Okay? È un po' difficile, io lo vedo quando facciamo le prove, la gente tende ad accelerare, ad avere il piede pesante. Abbiamo tutti il piede pesante, poi noi italiani in particolar modo. Io ho Comunque. due tasti, sì, no, No. potevano anche togliermelo l'acceleratore. L'acceleratore non credo. O freno o manetta, vedi? Appunto, quindi per andare a manetta serve l'acceleratore. Il famoso piede pesante è quello. Comunque, uno si può abituare. Questo non vuol dire ibrido legato uguale andar piano o macchina non divertente. Adesso ci arriviamo. Quindi, tecnica di veleggiamento e frenata. Quindi le cose importanti sono sempre che parte elettrico, va guidata in una certa maniera per guidarla ibrida, si ricarica da sola in frenata o con il motore a benzina. Allora, questa è una slide che ho messo perché comunque mi piaceva, che il motore elettrico viene utilizzato dal 1838. Quindi, insomma, giuro. Prima del motore Il motore elettrico, cioè io le fonti me l'hanno date così. Le 1898, nel 1898 non esisteva un motore elettrico, però fonti, le fonti, allora dico alle fonti di sbagliare, se sono sbagliate. sbagliate. E le batterie di ione di litio vengono usate dal 91. Ok. Erano i motori elettrici sulle Eh. ruote, erano gli a dinamo nelle ruote, era una Sì. dinamo nelle ruote che trasmetteva il moto. Eh? Il 38 è un po' Visto estremo, quante cose si perché scoprono? magari ne hanno inventati prima, poi erano un tipo Benz Non l'ha era tipo messo dopo. dinamo. Cos'è? Bene. Allora, qui vi dicevo, riconoscete tutti questa macchina? Vabbè, qui una ce la dovevo mettere, comunque ho messo la più sportiva. Quella che ha vinto, quella il che ha resto ha vinto. vinto. C'è anche prima la panamera. È bravo, è stato sottile, è stato sottile, ma l'ha visto. Allora, quello che dicevo, che non ibrido non vuol dire andare piano. Voi sapete che anche in Formula 1 ho due motori elettrici accoppiati al motore a benzina, per cui l'ibrido lo vedete come esempio nella 24 ore di Le Mans, dove c'è l'LPM1, e quindi sono macchine tutte ibride, cioè abbiamo Toyota, Porsche, e Porsche ha vinto, ma insomma, che so, Vabbè, dettagli, siamo non qui, solo un anno, no? insomma. Quindi, questo che cos'è?
cosa è per dire che comunque con lo sviluppo il motore elettrico può arrivare anche a sviluppare tantissimi cavalli e ad essere molto divertente. Perché? Perché mentre col motore a benzina voi dovete arrivare in coppia per avere il massimo della potenza, il motore elettrico ve lo dà tutto subito. Quindi è bellissimo, cioè la sensazione di guidare una macchina totalmente elettrica o ibrida è questo, perché comunque parte elettrica e comunque il motore elettrico ce l'avete sempre, quindi i cavalli dell'elettrico li avete tutti e subito, ok? Quindi poi anche qua, dunque noi adesso parlavo prima, ci sono vari brand che fanno l'ibrido e di conseguenza tantissime, c'è chi arriva fino a un'autonomia di 50 km, 20 km, nel nostro caso noi abbiamo un'autonomia fino a 51 km con la Panamera, con la nuova Panamera Hybrid, e fino a una velocità di 130 km/h totalmente in elettrico. Ci sono anche guidandola poi provandola, quando parlo delle tecniche di guida abbiamo anche degli ausili nelle varie modalità che possiamo scegliere di guida. Nell'elettrico abbiamo anche un aiuto dall'acceleratore, dove noi andiamo a dar gas e troviamo uno scalino che ci ferma un pochettino il piede sull'acceleratore per non passare al benzina. Nel caso dovessimo passare al benzina, basta schiacciare giù e subentra subito il benzina. Quindi ho legato, diciamo, il discorso dell'ibrido al discorso anche sportivo e della, logicamente la performance si sta sviluppando anche adesso. Porsche, ma come tanti altri brand, comunque stanno comunque portando, visto che l'ibrido e l'ibridizzazione ormai è comune, si stanno tutti specializzando su questo tipo di motorizzazione per arrivare anche ad avere delle performance sportive. Nel caso per esempio della Panamera, noi abbiamo anche oltre alla motorizzazione anche la dinamica di guida longitudinale, l'assistenza alla guida, e abbiamo tantissime caratteristiche che ci portano a guidare una macchina a livello sportivo, cioè un'anima sportiva, ok? Questo è quello che vedete, logicamente quando andate in elettrico si arriva a una certa velocità e a certi cavalli, in abbinamento avete i cavalli totali, e altrimenti quando va a benzina avete solo i cavalli del benzina. Anche questo, vabbè, lo dico soltanto così per conoscenza, anche la nuova Cayenne sarà ibrida, uscirà l'ibrido, e anche la nuova Cayenne è cambiata tantissimo perché è di dimensioni, è diventata più bassa, più larga, più lunga, quindi è diventata praticamente una macchina più verso Porsche, però è sempre un SUV, quindi comunque bellissima da guidare. Ora, le batterie. Le batterie, esistono vari tipi di batterie, quelle adesso usate sugli ibridi sono le batterie agli ioli di litio, però esistono le nickel metallidrato e le batterie ad alta temperatura. La batteria, se dobbiamo andare nel tecnico, diventa abbastanza complicato, però se volete poi dopo, se avete domande, me le fate. È composta comunque, ecco, questa è la batteria di ioni di litio, che è quella che mantiene di più la carica, mantiene più cariche, è un po' quelle che sono quelle del telefonino, è quella più comune adesso ormai utilizzata, perché si è visto che è quella che dura di più. Tant'è vero che le garanzie sulle batterie, sulla parte elettrica, di più o meno quasi tutte le case automobilistiche variano dai 7-8 anni, quindi voi non vi dovete preoccupare di tutta la parte elettrica. Quindi quando mi chiedono quanto costa una batteria, non c'è problema, nel senso che tanto per 8 anni te la ricambiano, se dovesse essere. Comunque hanno visto che le batterie durano, e quindi... E questo, come vi spiegavo prima, ma questo è proprio un accenno, perché se no poi andiamo sul dobbiamo affrontare, se volete torno e affrontiamo l'elettrico
Il Fucelle, anche qui si parla di idrogeno, la batteria alimentata di idrogeno, però l'idrogeno anche lì, Toyota come esempio è sempre la prima, c'è la Toyota Mirai, ok? Ed è la prima in commercio. Cioè anche Mercedes l'ha fatto con, però non ancora, sono prototipi. La prima in commercio è la Mirai. L'unica cosa che di distributore di idrogeno, no, uno. Quindi insomma diventa complicato andare a fare idrogeno. E poi comunque sarà un futuro, anche perché ancora ci sono degli interessi, questo poi lo sapete meglio di me, ci sono ancora degli interessi sul petrolio, quindi comunque la soluzione dell'ibrido è sempre la soluzione migliore, in modo che si venda ancora benzina. Sì. Allora, qui schematicamente vedete dove sono ubicati i serbatoi di idrogeno, dove sta il motore elettrico. Questa è la Mirai, come vi dicevo prima, la Toyota Mirai a idrogeno. Quindi la soluzione finale per arrivare alle emissioni che dice il Parlamento europeo e comunque la Commissione europea sarà sicuramente l'elettrico. Ci arriveremo, tutti stanno facendo anche la macchina elettrica oltre all'ibrido, quindi in ogni casa automobilistica voi troverete più o meno l'ibrido e anche lo sviluppo dell'elettrico. Stranamente, non so se avete visto i brand, non ci stanno ancora brand italiani, però vabbè, più o meno, però insomma diciamo che i più forti sono giapponesi e tedeschi. Ecco qua, questa è la nostra Mission E, ok? Questa è la nostra macchina che uscirà, ancora non c'è. Questo unisce l'elettrico alla performance, perché qui avete 600 cavalli con un'autonomia di 500 km e quindi si ricarica in 15 minuti. Questo vabbè, per noi è il massimo, però comunque si andrà verso questa strada dell'elettrificazione. E qui ci sono dei dettagli della missione. Mi dica come tempo, come sto, perché ho siamo nella zona di confortevolezza. Noleggio di lungo periodo aziendale, non è. Noleggio di lungo periodo aziendale, non è. Ti avevo una proposta. Allora, qui parliamo di due motori sincroni a eccitazione permanente che sono simili a quelli impiegati dalla 919 nelle gare, e quindi si ricarica sempre in frenata e in decelerazione, e accelera da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo. È plug-in, sì. Comunque questa anche è plug-in, sì. Sì, sì, e beh, per forza, perché no, infatti sono elettrico, si ricarica solo attaccato. E ora un piccolo discorso sullo smaltimento. Diciamo che non mi sbilancerei troppo. Partiamo da qua. Anche perché c'ho il signore che è precisissimo qui. Cioè. No, comunque non mi. Ci stanno pensando, stanno facendo e stanno studiando il modo di riciclare le batterie. Dico riciclare perché adesso, siccome le fanno a celle, quindi magari sostituiscono la cella che si è rotta, quindi cercano un attimo, comunque c'è un sistema di riutilizzo. Ok, non andranno buttate e quindi riempiti le discariche di batterie, e quindi dal problema dell'inquinamento partiamo un altro problema. Abbiamo un esperto. Ah, benissimo, vedi? Ah, perfetto. Quindi allora lei si può sbilanciare più di me. Sicuramente vengono riciclate, sì, sì. Anche il materiale, la materia prima è essenziale. Anche perché il litio più di tanto. No, stanno riciclando. Vedi? Tanti cellulari, le batterie lì. Sono come bravo. Il futuro è il sodio.
Sì, infatti quello è quello che abbiamo visto anche noi, comunque ci sta proprio l'associazione che sta studiando per queste, ok, perfetto. Quindi non andremo, non saremo invasi da batterie. Allora, il problema in Italia è che per l'elettrico non siamo ancora pronti totalmente. Perché? Perché mancano le colonnine di ricarica. Le città si stanno organizzando e devo dire che nelle grosse città, anche nelle aziende, voi trovate la colonnina, a parte che bisogna lottare per arrivare prima magari a prendersi la colonnina, però si stanno comunque attrezzando anche nei centri commerciali, quindi trovare per ricaricare si può trovare nelle grosse città, tant'è vero che l'elettrico adesso sta andando tanto venduto in città, quindi per le lunghe percorrenze in autostrada ancora le colonnine non ci sono. Ha provato, ecco, Tesla a fare una loro rete di colonnine dove le altre macchine non si possono attaccare, cioè ci abbiamo provato, non carica, cioè si attacca, la presa è la stessa ma non carica. Quindi però anche quello, pensate un attimino, ancora non sono veloci nelle ricariche, voi dovete fare un Genova-Roma, vi dovete comunque, non ci arrivate, ma come autonomia nessuna macchina ancora arriva a farlo direttamente, e poi comunque arrivare che arrivate scarichi che state proprio così mette un po' ansia la situazione, per cui uno si dovrebbe fermare, uscire dall'autostrada, trovare la colonnina, attaccarsi, rimanere attaccato almeno un'oretta e mezza. Non c'è bisogno di ricaricarle fino alla fine, a noi basta che ci dà, che ne so, 100-150 km di autonomia e riparte. Un po' come il telefonino, con gli anni di litio ormai sapete che non c'è l'effetto memoria, per cui uno la ricarica un po' e riparte, però comunque la mezz'oretta dovete comunque stare fermi tutti, quindi non siamo pronti. Quando si arriverà che in 10 minuti si ricarica almeno di 100-150 km in autostrada per tutti, allora saremo pronti. Che cosa succede qui allora? C'è una società chiamata Ionity, hanno fatto una grande alleanza per creare una rete elettrica europea. Naturalmente stanno sviluppando prima la Germania, Austria, gli altri paesi, poi arriveranno alla fine da noi con calma, però è una joint venture tra BMW, Daimler, Ford e Volkswagen con Audi e Porsche per creare 400 stazioni di ricarica rapida entro il 2020, quindi ci siamo, siamo nel 2018, quindi il 2020 arriva subito. Quindi con questo progetto teoricamente dovremmo piano piano comunque incrementare sempre l'uso dell'elettrico. Okay? Io ho finito, ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, e ringrazio anche il Centro Assistenza Por Genova per avermi dato l'opportunità di spiegare un pochettino. Se avete dubbi, domande, io sono a disposizione. E se volete venire in pista vi aspetto.